Nikon Master Director Italia, il mio viaggio alla ricerca dei migliori talenti italiani. 14 filmmakers italiani si sfideranno a colpi di video. Un solo obiettivo: diventare il primo Master Director Italia. 7 location suggestive, 4 temi da affrontare: food, wedding, travel, commercial. E un voto da 0 a 10. Nikon Master Director Italia, parte la sfida. Oggi la ricerca mi ha portato a Milano, capitale del design e della moda, e casa dei Ferragnez. Come riusciranno i nostri Nikon Master Director Italia a raccontarci Milano? Andiamo a conoscerli! Lucio Piazzini, Filippo Marcodini, hai la luce giusta per diventare l'aspirante Nikon Master Director Italia. Ho iniziato già da quando avevo 8-9 anni a fare i primi video molto, molto per me, diciamo, quello che si fa al compleanno, all'azione di Natale, queste cose qua. E poi sono riuscito a trasformare la mia passione anche in lavoro. Faccio il videomaker da qualche mese come freelance. E prima? Prima lavoravo nel reparto marketing di un'azienda d'abbigliamento. Benvenuti, inizia la sfida e vado a consegnarvi le due camere Z7 e i due brief. All'interno troverete le istruzioni per la sfida di questa mattina. Faccio partire il countdown da adesso, quindi 3 ore da questo momento. Parte la sfida. Sono un po' di tempo che non dormo per premeditare un po' le riprese che volevo fare oggi. Quindi adesso verifichiamo, durante la giornata vi tengo aggiornati su quello che sta succedendo. Stiamo andando verso i Navigli per fare qualche ripresa, qualche dettaglio dell'architettura e ancora qualche video di freestyle. Sono qui per far vedere un po' Milano, quello che c'è intorno. Abbiamo al nostro spalle il Duomo, Galleria Vittorio Emanuele, giù di là abbiamo l'Arco della Pace, i parchi, le cose un po' più interessanti. Video di riprese del mattino, non so bene com'è andata, pensavo di fare magari qualcosina di più. È difficile, però è stato comunque divertente. Adesso raggiungiamo Aldo e il resto del gruppo e poi ci prepariamo per le riprese del pomeriggio. Oh, eccoci, come sta andando? Bene, per adesso è andata parecchio bene. Soddisfatto? Abbastanza, sì. Abbiamo trovato pregi e difetti, però ci siamo spinti al limite, diciamo. Slow motion? Slow motion poche. Sui piccioni, immagino. No, sì. Hai visto, lo sapevo, guarda. Non si fa! Comunque do stop al tempo. 3 ore finite. Ben ritrovati, siamo qui al Castello Tolcinasco Golf Club per il secondo step della prova. Avrete 3 ore di tempo per seguire due atleti che giocano a golf, per raccontare il loro pomeriggio, quello che stanno facendo con i vostri occhi. Buona sfida e ci vediamo alle 7 per la consegna delle schede. Chi fa tardi è eliminato. A dopo. La camera è settata, come vedi
con il filtro non hai bisogno di lavorare a shutter alti. Più sta diretto verso il microfono e meglio sarà l'audio. C'è un microfono direzionale, non hai una pulce, quindi sei costretto a lavorare a queste distanze. Cambia batteria, perché durante l'intervista la batteria deve essere carica, così non rischi nessun tipo di problema. A dopo. Che ottiche stai usando? Adesso sto usando ancora il 24-70 e... Guardate che schifo che sta qua e non lo puliscono, cioè c'è lo schifo e non lo puliscono. Vediamo adesso se è costretto a pulirlo. Che? Adesso sei costretto a pulirlo. Mannaggia. Si puliscono, filtri e ottiche, sempre. Dentro le scale, una e due, con le mani, bravissimi! La mia idea è stata portare un'altra mia passione, che è quella per lo sport, e in particolare in un video ho deciso di in alcuni momenti di filmare me stesso mentre facevo un determinato sport in città. Di per sé io sono uno che fa video molto particolari, poco ambientali, molto soggettivi, dettagli e tante cose di questo tipo, e infatti ho cercato di dare il meglio appunto su questo campo. La sfida di Milano si è appena conclusa. Insieme a Nikon abbiamo acceso il talento di Lucio e Filippo. Ma adesso è il momento di far luce sul prossimo obiettivo. Ci vediamo a Padova! Vediamoci alcune delle loro riprese e ci vediamo alla prossima tappa del Nikon Master Director Italia.